Care concittadine e cari concittadini, oggi attraverso questo videomessaggio desidero portare a tutti voi gli auguri di un buon Natale da parte mia e da parte di tutta l'amministrazione comunale che rappresento. Spero abbiate ricevuto tutti il giornalino Informiamoci, che vi permette di essere informati su tanti aspetti della vita della nostra comunità. Chi non l'avesse ricevuto può richiederne una copia presso lo sportello al cittadino del nostro municipio. Si sta per concludere anche questo 2022, iniziato con lo scoppio di una guerra in Europa, che ancora non accenna a terminare. Il messaggio che il Natale porta con sé è l'opposto della guerra. È il messaggio della speranza e della pace. E dove nasce la pace, non c'è più posto per l'odio e per la guerra. Vi dico questo con la consapevolezza che la pace e la serenità non sono ancora diritti acquisiti e che è necessario l'impegno di tutti alla costruzione di un mondo votato alla coesistenza, alla tolleranza e alla salvaguardia del nostro pianeta, che è la cosa di tutta l'umanità. Credo che questo sia il desiderio di tutti, di vivere un Natale di pace. Nel nostro piccolo, qui a San Benedetto, nelle nostre famiglie e nel grande, nei paesi in guerra. Questa è la mia speranza e il mio augurio. E quindi a tutti voi, alle vostre famiglie, ai miei collaboratori, ai dipendenti comunali, alle forze dell'ordine, alla polizia locale, alla protezione civile, all'Associazione Nazionale Carabinieri, a tutte le associazioni di volontariato che operano nel nostro territorio, a tutte le categorie produttive, artigiani, agricoltori, commercianti, a tutto il personale sanitario, ai nostri medici di famiglia, agli ospiti e al personale della nostra casa di riposo, a chi di noi sta soffrendo fisicamente o psicologicamente, grazie anche a causa di questo virus che ancora ci attanaglia. A voi ragazzi, ai giovani, agli anziani, alle persone sole, alle persone più fragili, a tutta la comunità san benedettina. Arrivi il mio sincero augurio di un buon Natale, con la speranza che il nuovo anno porti una rinnovata serenità e la pace per tutti i paesi in guerra. Buon Natale a tutti, un abbraccio grosso grosso.